intanto io saluto Alfredo Luis Somoza, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Internazionale Economico, naturalmente. Alfredo, è un piacere ritrovarti. Buongiorno Emanuele, buongiorno ai tuoi telespettatori. Allora, tanti argomenti, vediamo di. E Okay. poi c'è il tema dell'inflazione che tiene ancora banco, Certo. ma ci arriviamo anche perché non è che lo voglio lasciare per ultimo, ma l'inflazione ormai ce la, cioè il tema dell'inflazione ce lo portiamo appresso da un bel po'. Facciamo così, partiamo da quello che ho detto proprio poco fa. Le amministrative, che Sì. spesso va, soprattutto quando parliamo di piazze come Roma, Milano, insomma, piazze importanti, spesso vanno a influenzare anche il sentiment della politica nazionale, e poi c'è un qualche collegamento anche per quella che è l'economia, quindi il sentiment, sempre perché parliamo di quello naturalmente, la sensazione che in qualche modo viene rilasciata quando ci sono le elezioni. Cosa pensi? Che ragionamento possiamo fare? Ma è un testo importante, al di là ovviamente della valenza politica per i cittadini delle città che vanno al voto, perché in qualche modo è la prima prova elettorale della maggioranza Draghi. E quindi sarà importante capire in quale coalizione e in quale città si vincerà il primo turno, addirittura oppure si andrà al secondo turno e come si comporteranno le forze in queste eventualità. Anche perché, e non è un mistero, ne sta parlando la stampa da tempo, diciamo che c'è una grande parte della politica italiana che è in progress in questo momento, no, non soltanto il Movimento 5 Stelle che, come sappiamo, ha avuto un Ecco, avvicendamento con ovviamente l'ex Alfredo Premier sai Conte. meglio di me, siccome si sta ancora votando, non diamo Certo, dei certo, riferimenti, certo. No, però no, ne no, no, parliamo in no, no. generale, No, assolutamente, dicevo, in però progress in precisiamo. generale non riguarda questa elezione, ovviamente, ma sono forze politiche anche il centrodestra che stanno definendo future diciamo, leadership e futuri equilibri. Ovviamente questo riguarda anche il centrosinistra, quindi tutto l'arco politico italiano in questo momento sta un po' a guardare cosa succederà con questa elezione. E la domanda, venendo alla tua domanda, che è la cosa più importante, quella che possiamo permetterci di analizzare in questo momento. Riguarda anche la nota aggiuntiva del DEF, ciò che sarà il risultato, cioè il risultato di questa elezione in qualche modo potrebbe influenzare, perché alcune cose, ad esempio, sono rimaste un po' nel mistero. Diciamo anzi, è una che non è secondaria, la riforma del catasto, malgrado il Premier Draghi abbia detto che alla fine non andrà a colpire nessuno, cosa piuttosto improbabile, perché quando tu vai a mettere mano agli estimi, aggiornare, qualcuno dovrà pagare, se no la riforma ovviamente non avrebbe un grande significato. Sì. Come sappiamo, questo è stato un tema rimandato a dopo le amministrative perché era un tema divisivo all'interno della sua maggioranza. Un'altra cosa della quale sappiamo poco è la tanto annunciata, ma non soltanto da questo governo, riforma fiscale, soprattutto l'ipotesi taglio dell'IRPEF. Su questo ci sono diverse, diciamo, scuole di pensiero nella maggioranza, tra chi vorrebbe un taglio alle tassazioni per rilanciare l'economia e chi vorrebbe approfittare diciamo del buon PIL che avremo, aumento del PIL che avremo quest'anno, quel 6% che abbiamo scoperto da poco che avremo quest'anno, che in realtà è un rimbalzo, ma Sì. comunque per benvenuto sia, utilizzarlo anche per ridurre il debito più di quello che non si ridurrà naturalmente semplicemente per il fatto che aumenta il PIL. Noi dovremo passare dal 155,5 attuale al 153,5, quindi 2 punti dovrebbero perdersi già soltanto per questo aumento. C'è chi dice invece che andrebbe fatto uno sforzo per aumentarlo. Ecco, ovviamente queste scuole di pensiero rappresentano diverse anime politiche della maggioranza che in questo momento sono al vaglio degli elettori. Quindi ecco, non è un Sì, mistero che sì. chi sarà premiato e chi sarà punito dagli elettori, chiunque sia, siccome questa, come sappiamo, è una maggioranza larghissima, ovviamente questo avrà una ripercussione sul peso che avrà all'interno della coalizione. Quindi ecco, da questo punto di vista è molto importante capire chi uscirà rinforzato o chi no Certo. rispetto a riforma fiscale, catasto e ovviamente il tema del debito e del taglio dell'IRPEF. Assolutamente sì, è vero. Il primo banco di prova, fondamentalmente, anche se parliamo di amministrative per il governo Draghi, affluenza in calo, almeno così pare, ma allora, dati sull'affluenza, ormai siamo abituati a sentirli in calo, forse in questo contesto ancora di più, proprio perché intanto a livello politico abbiamo una situazione variegata, sai, no? Perché poi è vero che parliamo di amministrative, la situazione è diversa a livello locale, però chiaramente Certo. poi gli elettori
ragionano complessivamente, quindi come anche dicevi tu, vanno a ragionare sul discorso dell'esecutivo Draghi che ha una maggioranza effettivamente allargata. Poi arriviamo tutti da un periodo veramente complicato post-Covid, insomma vedremo cosa succederà. Sicuramente forse la sfiducia, anzi sarà un dato da analizzare quello sulla sfiducia, no? Sì, Parlavamo proprio di sentiment, ecco, prima. anche esatto, il sentiment giustissimo, la sfiducia e poi vedere come si è, diciamo, come si, questo calo come si distribuisce. Ad esempio, un dato abbastanza controtendenza di Milano, che è un dato pubblico che è stato già detto sull'affluenza, stiamo parlando, è che zona 1, cioè la zona che storicamente ha votato sempre di più, è una di quelle che ha avuto il calo più notevole rispetto alle periferie, dove invece tradizionalmente c'era un minor voto. Quindi ecco, forse Certo. avremo delle sorprese da questa tornata elettorale che saranno sicuramente dovute all'anno e mezzo che abbiamo vissuto tutti. Assolutamente sì. Allora, prima tu parlavi dell'aumento del PIL. Mi verrebbe da fare una battuta, cioè non aumenta solo la previsione sul PIL, ma anche la bolletta, la crisi energetica che sta insomma colpendo tutta l'Europa, si allarga anche al Nord Europa e continua effettivamente a preoccupare e agitare i mercati finanziari, no? Insomma, è stato notato proprio che il contagio dei prezzi si sta allargando sempre di più e questo è effettivamente un qualcosa con cui dovremmo fare i conti. Poi collegato a questo c'è tutto il tema dell'aumento delle materie prime e poi il tema dell'inflazione. Insomma, viene da sé che, visto che siamo anche nel mese dell'educazione finanziaria, Alfredo, che è ottobre, viene da sé che è tutto collegato, quindi non è che possiamo stare molto tranquilli in questo momento. Sono esagerata? No, non sei per niente esagerata, anzi, forse sei poco esagerata rispetto al Ecco, sentiment che gira tra gli sì. analisti di macroeconomia in questo momento, perché c'è una specie di tempesta perfetta per certi versi. È vero, diciamo, mettiamo di fila due o tre elementi per capire. La prima, ovviamente, è l'uscita dalla lunga crisi della pandemia e quindi la riattivazione dell'economia, che vuol dire aumento esponenziale della domanda di materie prime, e questo è un dato. Il secondo riguarda anche gli aspetti di in realtà una ripresa economica che al momento pare sia più o meno vera soltanto per l'Estremo Oriente, perché sia gli Stati Uniti che l'Italia hanno una previsione di 6 punti di aumento del PIL quest'anno. Per l'Italia è un rimbalzo che non va nemmeno a coprire il meno 9 dell'anno scorso. Per gli Stati Uniti è qualcosa di più rispetto. Quindi siamo ai rimbalzi. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo ancora delle banche centrali che sono impegnati in operazioni di stimolo economico, mentre l'inflazione, anche dovuto a questo, sta partendo. La Germania ha registrato a giugno un 4% su base annua, ma le previsioni per gli Stati Uniti sono del 3,8% per quest'anno e del 4% per l'anno prossimo, quindi siamo su questi livelli. Ma le banche centrali, e questo l'abbiamo visto anche nell'errore della Fed, sono timorose di fare il tapering, cioè di chiudere questa politica espansiva per quello che riguarda il debito. Perché dicono tutti, e questo lo dicono sia i banchieri centrali europei sia quelli della Fed, che la ripresa è troppo debole, troppo fragile, perché c'è un terzo elemento, e questo è il terzo che dicevo all'inizio, le tre cose, che è un elemento geopolitico, che è forse la cosa più complessa, ovviamente, che c'è in questo momento sul tappeto. Cioè, cosa vuol dire un elemento geopolitico? C'è un tentativo, per ora riuscito, devo dire, di dimostrare la propria forza da parte delle due potenze che negli ultimi anni sono quelle che hanno, diciamo, accumulato più successi in politica internazionale, la Russia e la Cina. Perché poi noi ci dimentichiamo di cosa è successo in Siria, in Libia, in Hai Afghanistan, cioè in mezzo mondo. ragione, In sì. Africa, in tanti scenari africani, sono stati i paesi che hanno, diciamo, segnato più crocette, rispetto ai successi, contrariamente a quelle che non abbiamo segnato noi o quelle che abbiamo dovuto cancellare come gli Stati Uniti con l'Afghanistan. Ecco, gli Stati Uniti hanno settimana scorsa lanciato un'iniziativa fortissima, questa AUKUS, cioè questa alleanza con l'Australia e la Gran Bretagna, che in qualche modo ridefinisce le priorità degli Stati Uniti e apre un fronte chiaro, evidente, trasparente di confronto con la Cina, anche militare, cioè mettendo i sommergibili nucleari
che gli australiani presteranno la bandiera, perché poi non sono nemmeno in grado, non hanno nemmeno la capacità di gestire una flottiglia di quel giro, di quel tipo, quindi sarà gestito direttamente dagli Stati Uniti, un po' dalla Gran Bretagna. Ecco, questo diciamo che è la parte dell'iceberg che noi vediamo. Quella parte che noi non vediamo è quello che sta succedendo con la politica concertata tra Russia e Cina per in qualche modo far capire all'Occidente che senza di loro non si possono fare i conti. Cioè, come la Russia attraverso il gas, sì, che in questo momento non si sa per quale motivo aumenta tanto e c'è di meno, e la Cina su due fronti: uno, quello che conosciamo, che è quello dei semiconduttori, dei microchip. Il 70% della produzione di queste parti vitali per tutte le imprese sono tra la Cina e qualche satellite loro, poi anche c'è una produzione giapponese, statunitense, che riguarda il 30% restante. Ma come sappiamo tutti, in Germania stanno addirittura chiudendo gli impianti delle macchine, perché nemmeno le macchine riescono a completare senza queste componenti. Ma c'è anche un altro aspetto: i fosfati, e lo vedremo sull'agricoltura. I fosfati cosa si fa? Si fanno fertilizzanti per l'agricoltura, il 70% del mercato in mano ai cinesi, e poi un altro settore importantissimo sono le terre rare, ad esempio. La Cina in questo momento, tra quello che hanno alla Cina, che è il primo paese al mondo per il possesso, quello che ha il Myanmar, cioè la Birmania, che ormai è controllata dalla Cina dopo il colpo di Stato, e quello che c'è in Afghanistan, sulle quali c'ha i talebani, c'è una sola certezza, che faranno alleanze economiche con la Cina. La Cina ha quasi l'80% del controllo di questi minerali strategici, senza le quali tutta la rivoluzione dell'ultimo segmento dell'industria non va da nessuna parte. Quindi è questo il gioco che stiamo vivendo insieme, cioè la ripresa, l'uscita dalla pandemia, l'aumento dei consumi, ma d'altra parte anche questi giochi che dicono: guarda, io se chiudo un po' il rubinetto vedi cosa succede. Ecco, noi stiamo toccando con mano cosa succede se si chiude un po' il rubinetto. Per questo motivo che la politica internazionale dovrebbe cambiare tono, e da molto tempo, perché se la risposta a questa, che è una, diciamo, una guerra economica, possiamo dire, o comunque di posizionamento, è quella di piazzare 40 sommergibili nucleari di fronte alla Cina, vuol dire che non hanno capito ancora nulla. Cioè, questa situazione non si combatte con le armi, si combatte con gli accordi, con le regole, con l'istituzione del commercio internazionale. Quindi ecco, c'è tutto questo in questa crisi, ma quello che non vedevamo da tempo sono la fiammata dei prezzi delle materie prime, anche di prima necessità come quella energetica ovviamente, e l'inflazione continua a ripartire. Ma dall'altro lato capisco benissimo i banchieri centrali, che in questo momento dicono: se noi molliamo non siamo sicuri che non si spenga quella piccola fiammella che ci ha permesso di respirare un po' dall'inizio. No, certo, rincari delle materie prime ad agosto che sono stati del 31,9%, infatti è arrivato. Sono numeri che non eravamo abituati agli anni 70. Assolutamente, assolutamente, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quindi proprio a distanza di un anno. Attenzione, non è che stiamo parlando di un periodo più lungo, ed è appunto arrivato anche l'allarme di Confartigianato, tra gli altri, perché poi di allarmi ce ne sono stati parecchi, sul fatto che il picco di inflazione possa mettere poi a repentaglio la ripresa economica. E qui torniamo al discorso di prima, che è tutto assolutamente collegato. Banca Centrale Europea che ha detto che la politica sarà ancora accomodante proprio per sostenere la ripresa, però i timori insomma sono sempre più diffusi rispetto al tema dell'inflazione, lo dicevamo poco fa. Alfredo, andiamo tra virgolette velocemente all'altro tema della settimana, il focus sul mercato del lavoro americano, visto che abbiamo parlato delle banche centrali. Potrebbe spostare più velocemente la Fed, nel senso di la Fed prenderà più velocemente delle decisioni, che sono quelle poi che ha annunciato nell'ultima riunione. Insomma, se dovessimo avere dei dati che danno l'idea di un'economia americana effettivamente in ripresa. Sì, è vero. Beh, l'economia, l'occupazione degli Stati Uniti sta andando bene. Già noi avevamo nel mese di agosto un calo rispetto di 14.000 rispetto al mese precedente, ma soprattutto erano calate le richieste di sussidio già nel mese di agosto, e anche rispetto all'anno scorso abbiamo, diciamo che sta calando le richieste di sussidio, che sono uno dei due indicatori che usano gli Stati Uniti, anche se comunque la disoccupazione negli Stati Uniti resta piuttosto alta, in questo momento del 4,8%.
e le previsioni per il 2022 del 3,8, quindi le loro previsioni sono ottimistiche, cioè il calo di un punto della disoccupazione per l'anno prossimo è un dato ottimistico. La Fed, come sappiamo, mese di settembre si era riunito il Federal Open Market Committee, che è un po' quello che detta la linea su cosa farà la Fed successivamente. È stato confermato il tasso di riferimento bassissimo tra lo 0 e lo 0,25 ovviamente, e quello che è stato detto che il loro appunto piano di emissione di debito di 80 miliardi di Treasuries e 40 di Mortgage Securities al mese continuerà probabilmente fino a metà del 2022. E sì, già si sta parlando di un aumento progressivo dei tassi che dovrebbe arrivare per il 2024 all'1,75. Quindi loro sostanzialmente stanno cominciando a mettere termine diciamo, alla loro politica espansiva, però devo dire che è un termine molto aleatorio, perché poi andando a sentire bene cosa hanno detto loro, sì, loro sostanzialmente dicono: abbiamo registrato l'inflazione che andato anche oltre quello che volevamo noi, come sappiamo tutti l'inflazione auspicata tra il 2 e il 2,5%, siamo in prospettiva per loro, siamo già al 3,5%, quindi l'inflazione un filino è partita, la disoccupazione sta calando non tanto velocemente quanto ci aspettavamo, ergo il PIL sostanzialmente siamo in un anno di rimbalzo, ma l'anno prossimo dal 6 o 7% di quest'anno passeranno al 3,8, quindi loro, la loro lettura è: al momento non siamo ancora usciti. Okay. Quindi mandiamo la palla in avanti, un bel calcio per mandare la palla in avanti. Sì, metà dell'anno prossimo non riparliamo, metà dell'anno prossimo una vita in questo periodo. Quindi diciamo che al momento loro non cambiano atteggiamento, mentre invece sulla Fed la cosa non è esattamente così, e anche qui la politica avrà un'incidenza, cioè quale coalizione nascerà in Germania. Certo, perché esatto, nella Fed beh, si stanno scontrando due linee di pensiero in questo momento, che in realtà non è niente di nuovo, ma sempre sono state lì, che è quella, diciamo, più dell'austerità, che vorrebbe evitare il progressivo indebitamento attraverso la politica espansiva, e chi invece dice no, andiamo avanti, continuiamo a mettere debito. Siccome sappiamo che in qualche modo il golden pass di questa cosa ce l'ha in mano la Germania, in questo momento la Germania non ha un governo politicamente insediato, quindi non sarà indifferente gli accordi che si faranno, perché in Germania, come sappiamo, andrà a governare una coalizione probabilmente per la prima volta di tre partiti, dove poco ma sicuro ci saranno i Verdi liberali, poi il punto interrogativo se ci sarà la CDU o ci sarà la SPD, che anche questo fa una differenza, che sia uno o che sia l'altro, ma soprattutto la quadra che troverà sia la CDU che la SPD con i liberali rispetto alla politica europea, perché i liberali sono quelli che hanno in mano il pallino in questo momento, senza di loro non c'è maggioranza. Quindi ecco, le dicevo, per quello che riguarda la Banca Centrale Europea, sì, potrebbe addirittura uscire prima degli Stati Uniti da una politica espansiva se in Germania le cose vanno in un certo modo, mentre invece negli Stati Uniti diciamo di no, perché è un governo si è insediato da poco tempo, quindi Joe Biden ancora deve governare per un bel po', e già quando appunto a settembre hanno parlato di metà dell'anno prossimo per rivedere la politica e cominciare il tapering, stanno dicendo stiamo a vedere, ecco, ne parliamo tra un po'. Sì. In tutto ciò, per concludere, Alfredo, visto che appunto è stata approvata la NADEF, abbiamo lo scenario della crescita dell'economia italiana e abbiamo citato l'Europa, come si inserisce tutto il contesto dei fondi che arriveranno dall'Europa? Perché anche lì, insomma, dobbiamo fare i conti, no? Con anche una certa velocità nel mettere a frutto le risorse che ci arrivano, perché altrimenti, insomma, molto probabilmente queste stime che sono state messe in evidenza saranno abbastanza aleatorie, come verrebbe da usare questa parola. Beh, è una grande opportunità che credo non si sia mai presentato nessun governo nella storia della Repubblica, cioè quella di avere
quella di potersi occupare della spesa corrente perché gli investimenti vengono pagati o da debito nuovo o addirittura da debito comune con l'Unione Europea. E questo, dicevo, un grosso vantaggio. Tra l'altro c'è un altro punto da considerare, Emanuela, che noi già nel NADEF già previsto per l'anno prossimo un taglio del 2,3% della sanità per effetti della pandemia, che fortunatamente non è ai livelli che era prima e quindi non richiede le risorse aggiuntive che erano state utilizzate, quindi si liberano anche parecchie risorse che straordinariamente erano state allocate nel mondo della sanità. Diciamo che appunto è una grandissima opportunità che può essere colta soltanto con due precondizioni. La prima è la stabilità politica, e per questo che è importante la lettura dei risultati di oggi, che è il primo test di questa maggioranza. Sì. E la seconda, l'abbattimento, anche se qualcosa si sta già muovendo, l'abbattimento degli ostacoli soliti che conosciamo per far partire i cantieri, per utilizzare i fondi, quindi diciamo in qualche modo la velocizzazione del sistema Italia per cogliere questa opportunità, ovviamente senza aprire finestre alle criminalità o altro, diciamo in modo controllato. Beh, certo. in modo corrente. Questo governo ha tutte le caratteristiche per farlo, un governo tecnico che nasce per fare questo, quindi se non verrà meno, e non dovrebbe venire a meno, il sostegno politico almeno nell'immediato, poi avremo il test del Presidente della Repubblica, ma con una partita parlamentare che non riguarda tanto il governo, se non ci sono appunto strani terremoti o sommovimenti, dovremmo, io credo, l'anno prossimo più o meno godere dell'aumento del PIL che libererà, anzi sappiamo già più o meno quante sono le risorse che verranno liberate in più per fare degli interventi intelligenti, e credo che a quel punto si inserirà il tema della riduzione fiscale, perché un segnale devi darlo per forza in quel senso, e però questo sorretto da un'infrastruttura che è quella che ti garantisce il PNRR, che ti permette di infrastrutturarti. Quindi diciamo che il 2022 da questo punto di vista dovrebbe essere un buon anno per l'Italia, anche se le previsioni di crescita del PIL, diciamo, ritornano un po' nella norma, un po' meglio di prima, ma siamo ancora sempre sul piano del recupero, ma c'è una capitalizzazione dell'Italia che avviene grazie a questo aumento del PIL senza aumentare il debito, che è già gigantesco, perché stiamo parlando del 155%. L'anno prossimo avremo una riduzione, quindi ecco, che questo avvenga nel momento in cui riparte l'economia e cresce il PIL, e quindi ti permette anche di abbattere il debito, diciamo, per vie naturali, è un combinato disposto molto interessante, ed è molto fortunato il governo che gli tocca gestirlo in questo momento. Ok, va bene. Allora, grazie Alfredo Luis Somoza, Istituto di Cooperazione Economico Internazionale. Ci sentiamo presto, insomma, quando avremo altri tasselli, si spera, alcuni risolti, altri da aggiungere, insomma, per guardare al futuro, soprattutto in previsione di questo fine anno che si preannuncia bello frizzante, anche con gli interventi delle banche centrali. Grazie mille per la tua collaborazione. Grazie, e grazie buona a giornata. Voi, buon lavoro e buona continuazione. Grazie Alfredo Luis Somoza.